Impareremo una produzione istantanea dei quattro assi. Questa tecnica è stata utilizzata più e più volte da Shin Lim come apertura dei suoi effetti. Partiva con il mazzo di carte e faceva istantaneamente apparire quattro assi in pochissimi secondi. Ma bando alle ciance, vi lascio subito alla performance e subito dopo al tutorial. Buona visione, ragazzi! Bene ragazzi, eccoci arrivati al tutorial. Come avete visto è un qualcosa di velocissimo, rapidissimo questa produzione dei quattro assi ed è ideale per iniziare un effetto magico. Mi spiego, magari vogliamo fare il gioco degli assi che si scambiano, effetto che ho portato nel mio canale, se lo volete rivedere vi lascio il link in descrizione, e quale miglior metodo per farlo se non producendo gli assi in questa maniera qui. Già che ci siamo, vi invito anche a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Comunque, torniamo a noi. Il mazzo ha bisogno di un setup. Il setup è il seguente, quindi un asso girato di faccia in fondo al mazzo, due assi anch'essi girati di faccia in cima al mazzo e l'ultimo asso posizionato in prima posizione girato di dorso. Una volta che il setup è pronto possiamo o produrre subito i quattro assi oppure, come ho fatto io nella performance, andare a fare un miscuglio, il miscuglio da tavolo, stando attenti a non mescolare l'ultimo asso che è in fondo, deve, mi raccomando, rimanere in ultima posizione, e i primi tre assi che sono in cima al mazzo. L'ordine di queste quattro carte non deve variare. Oltretutto bisogna stare attenti a non flashare, perché ricordiamoci che l'ultima carta è girata di faccia e anche i due assi qua sono girati di faccia, quindi bisogna stare attenti a tenere il tutto ben squadrato e a non flashare, perché se no si vedrebbero. Dopodiché ho voluto fare anche un taglio. Io ho utilizzato il taglio a tre mazzetti, che è il taglio che insegna Tamaritz. È molto illusivo, però vi ricordo, è semplicemente un falso taglio. Una volta eseguito il tutto siamo pronti a produrre i nostri quattro assi. Come produrli? Bene, è semplicissimo. Prendiamo il nostro mazzo in mano, spostiamo leggermente verso l'altro la prima carta e con il nostro indice andiamo a eseguire questo movimento qui. Quindi, ricapitolo, il pollice sposta leggermente verso l'alto, l'indice va nel centro del lato corto superiore della carta e la tira via. Arrivati a questo punto, noi siamo in questa posizione, il pollice della nostra mano sinistra e l'indice portano via i due assi facendo scivolare il mazzo nella mano destra, e la mano destra porta via l'asso che è in ultima posizione e l'asso che è in prima posizione. Così facendo abbiamo prodotto i nostri quattro assi. Naturalmente questo passaggio deve essere fatto veloce, pulito e continuo, quindi non bisogna renderlo meccanico, ma deve essere bello fluido, bello continuo. Ok, cambiamo angolazione così sicuramente capirete e vedrete meglio. Quello che succede è questo qui. Abbiamo il setup del mazzo appunto già pronto, abbiamo fatto i nostri falsi miscugli, i nostri falsi tagli, qualora abbiamo deciso di eseguirli. A questo punto dobbiamo produrre quattro assi. Bene, il pollice spinge leggermente verso l'alto la prima carta, proprio un tocco leggero, e l'indice, tac, porta via. Col pollice e con l'indice tratteniamo i due assi e facciamo slittare il tutto nella mano destra, e a questo punto la mano destra porta via l'asso che è in ultima posizione e l'asso che è in prima posizione. Così facendo abbiamo prodotto in maniera velocissima i quattro assi.
Quindi fatto in maniera veloce, fatto in maniera fluida, verrà fuori questo. Boom! I quattro assi sono stati prodotti. Bene ragazzi, eccoci giunti al termine anche di questo video. Spero vi sia piaciuto e spero vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un bel like. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio profilo Instagram, il link del mio profilo Instagram. Così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. E noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!